Il 2 giugno la Repubblica Italiana compie 75 anni. Che significato può avere questa ricorrenza per gli italiani all'estero, che non sono solo le persone con cittadinanza italiana, ma anche i milioni di discendenti di italiani che vivono all'estero? Ask News lo ha chiesto a Michele Schiavone, segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero. La festa della Repubblica è una delle tre feste nazionali, non comandate sotto aspetto religioso, ma rappresenta un appuntamento straordinario per il nostro paese che dal 1946 si è dato una forma di organizzazione statuale, diciamo che oggi, 75 anni di distanza, conferma il valore, il senso della libertà e della democrazia, e questo riconoscimento è vissuto ed è interpretato dagli italiani che vivono all'estero alla stregua dei connazionali che vivono in Italia. Ricordare la Repubblica è di per sé non solo doveroso, ma è un appuntamento che si rinnova e attraverso il quale gli italiani in Italia, ma anche gli italiani all'estero, riescono a sentirsi italiani e non solo i cittadini, diciamo, che sentono questo ed apprezzano questo appuntamento, ma ci sono anche italici, gente di altri paesi che attraverso le vicinanze e la vita con gli italiani si sentono italiani a loro volta. Ci sentiamo cittadini a pieno titolo di un paese, come dicevo prima, tra i più progrediti al mondo e che dovrebbe anche interpretare e avanzare proposte per favorire il rientro delle nostre comunità. Proprio perché in questo periodo di rilancio e di resilienza del paese, tante e numerose sono le potenzialità per poter far leva e affidarsi sulla partecipazione dell'intelligenza, della conoscenza ed anche dei valori dei nostri connazionali che rientrerebbero volentieri se le condizioni del paese fossero tali e permetterebbero appunto un rientro per un'integrazione reale per partecipare allo sviluppo e al progresso del nostro paese. La questione della rappresentanza è cruciale nel lavoro che il nostro governo, il Parlamento, le istituzioni in generale dovrebbero compiere perché è attraverso una partecipazione diretta, attiva e passiva alle sorti del paese che un cittadino si sente tale. Sarebbe utile che gli italiani sfruttassero questa occasione data da questo governo di unità nazionale quasi, per davvero ripartire, non solo per ricostruire il paese, ma soprattutto per costruirlo in una maniera diversa e soprattutto adeguarlo alle esigenze e alle necessità del tempo. L'Italia è sempre stato un grande paese, ma sarebbe oramai giunta l'ora di farlo diventare un paese grande.